Ah, la città non è messa. Potete dedicarci un minuto, ma tutto quello che ora ci il piacere di essere accolti qui al MART, Museo Archeologico Territoriale di Terzigno, dal signor sindaco dottor Ranieri. Ranieri è un nome importante di questo museo perché fa riferimento alla cava Ranieri. Noi non sappiamo se il dottor Ranieri ha delle pertinenze, ma la cava Ranieri è una pietra miliare nella storia dell'archeologia fuori da Pompei, a poca distanza nel paese di Terzigno. Allora, io non ho rapporti con Ranieri, Ci mi siamo lega, visti. sì, assolutamente mi lega il cognome. Ovviamente Cava Ranieri dà un volto totalmente diverso rispetto a quello dato negli anni precedenti. Era conosciuta per una discarica di rifiuti, oggi invece viene riconosciuta come una ricchezza incommensurabile che ha il territorio vesuviano. All'interno del Museo Archeologico Territoriale di Terzigno vi sono i tesori di Cava Ranieri. Ci sono degli affreschi che sono veramente fantastici e che stanno dando finalmente lustro alla nostra Terzigno. È stato fondamentale il lavoro. Trasformare un paese ricordato per un'emergenza concernente i rifiuti ad un paese che ha finalmente acquisito una vocazione turistica credo sia il risultato più straordinario. Vanno ringraziati i principali attori di questa vittoria, sicuramente l'amministrazione, il Parco Nazionale del Vesuvio e la sovrintendenza di Pompei, dove hanno capito le intenzioni del sindaco, ma di tutti coloro che in questi anni non avevano mai smesso di credere nelle potenzialità di questa terra. Oggi possiamo finalmente aprirci al mondo, perché davvero stiamo mostrando un qualcosa che prima era totalmente sconosciuto. Voglio riportare una frase detta da Gattuso ieri sera: appartenenza. È fondamentale sentire un forte senso di appartenenza perché solo così si può amare una terra che molto probabilmente è unica al mondo. Certamente è stata calpestata in passato. Intanto, signor Sindaco, è già è andato in giro per il mondo un ambasciatore di questa mostra che è stato visionato da milioni di persone. Ci auguriamo che questo milione di persone venga qua a Terzigno, le strutture ci sono, abbiamo così tanti ristoranti, a poca distanza abbiamo anche degli alberghi, e quindi questo ambasciatore che è andato in giro per il mondo, e adesso lo vedremo, è un reperto eccezionale, speciale e particolare che veramente diventerà il simbolo di Terzigno futura. Sì, ma infatti noi abbiamo, tra virgolette, in questo periodo triste che ha attraversato il mondo intero, abbiamo avuto l'opportunità di intrattenerla ancora qui la radio, perché in questo momento doveva stare in America. Sta facendo il giro del mondo, sta dimostrando la potenzialità di questo territorio vesuviano. Io sono orgoglioso di averlo a casa, perché poi la cosa purtroppo in questo momento straordinaria, ma al contempo assurda, è che i cittadini di Terzigno non conoscevano la propria storia. Noi siamo stati in grado finalmente di far scoprire una storia millenaria, ma soprattutto straordinaria ai nostri cittadini, che finalmente si sentono orgogliosi. Quindi ci possiamo anche spostare nell'ambiente dove in questo Signor momento. Sindaco, voi state traghettando questa città da un vissuto ad un altro, come Caronte, vi sentite di portarla più in paradiso o più in un inferno, inferno nel senso di turismo di massa che No, immaginate? se per l'inferno è un turismo di massa, allora voglio traghettare nell'inferno, perché io credo che per raggiungere dei risultati importanti bisogna creare un network, che si sta creando. Tant'è vero, c'è un proliferare di strutture ricettive che hanno colto e hanno capito un momento di particolare importanza. Certamente Il adesso sindaco non lo dobbiamo. dice, ma noi sottolineiamo tutte di eccellenza, si sono create una identità intorno stranamente a delle cose particolari che poi nella rubrichetta di enogastronomia vi citeremo. Per esempio c'è del pesce che viene dal nord Europa che viene meravigliosamente cucinato qui in alcune trattorie, oppure viene fatto uso della pietra vesuviana per la cottura alla brace di alcuni prodotti di eccellenza. Il sindaco questo non lo dirà perché nella sua grande saggia umiltà non spinge avanti i suoi
cavalieri, le sue pedine, però è vero, confermo che finalmente questo territorio sta dando il meglio di se stesso. Ed è importante e fondamentale continuare e soprattutto ripartire. La pandemia certamente ha dato una botta tremenda all'economia e soprattutto ha portato uno scetticismo sulle persone. Noi dobbiamo essere bravi in questo momento storico a rilanciare. E come si rilancia un territorio? Dimostrando che un territorio è ricco e può facilmente ripartire. Dobbiamo tirare fuori un altro scheletro dall'armadio, mi consente e mi permette, perché voglio sentire sfatare dalle vostre parole. Quando si dice paesi vesuviani riferiti a un pubblico internazionale, tedeschi, francesi, quelli che mettono la pistola negli spaghetti, si pasticcia confondendo delle cose, dei commissariamenti nei comuni. Questo è un territorio indegno. Sì, questo è un magnifico. È un magnifico territorio. Ha finalmente una governance che sta dando lustro. Io sono orgoglioso di avere colleghi sindaci, presidente del Parco Giovanissimo, che stanno finalmente ridando a questi territori la giusta pubblicità nel mondo. Noi dobbiamo continuare a lavorare sempre uniti, mettendo da parte quelli che possono essere orientamenti politici. Ne stiamo facendo davvero una lotta per questo territorio, senza confondere tutto ciò che possa, ahimè, far non esaltare le doti di questa terra. Terzigno, clean e safe. Grazie. Sì.